Anticipazioni il segreto, puntata sabato 28 gennaio 2017. Ippolito apprende la notizia della morte di sua moglie Quintina, mentre Emilia è costretta ad informare Alfonso sulla sua prossima partenza per Malaga. Francesca vuole sabotare la festa dei Mella, mentre Gracia e Dolore si indagano su Onesimo. Prima parte. Brutte notizie. Ippolito Miranar, che ormai da tempo ha una relazione con la bella merlettaia Gracia, riceve una notizia che gli provoca molto dolore. Sua moglie Quintina è morta. Da tempo non si avevano notizie di lei, che già negli ultimi tempi si comportava in maniera piuttosto strana. Ippolito stesso non aveva mai voluto raccontare cosa era accaduto tra loro, né per quale motivo egli fosse poi rientrato da solo. Nonostante il dispiacere che Quintina gli aveva procurato, la notizia della sua morte fa soffrire molto il figlio di Pedro e Dolores. Seconda parte. Shock per Alfonso. Emilia ha preso alla fine la sua sofferta decisione, ossia quella di trasferirsi a Malaga con Cesar, e deve a questo punto comunicare la notizia ad Alfonso. L'uomo rimane sconvolto da questa novità, e non prende bene la notizia. È ormai tempo di archiviare il passato e voltare pagine, la storia fra lui ed Emilia appartiene ormai ad un tempo che non ritornerà. Fortunatamente, per il Castaneda c'è almeno una buona notizia. Rosario è ormai definitivamente fuori pericolo, e da questo punto può trasferirsi nella casa che i figli hanno acquistato per lei. Ultima parte. Visioni mistiche. Francesca Montenegro, intanto, continua ad avallare coloro che dicono di aver visto la Vergine, e per rendere credibile il tutto, dichiara di aver avuto anche lei una celestiale visione. Lo scopo è quello di fare in modo che tutti si rechino alla processione, boicottando così la festa dei Mella. Costoro hanno invitato la matrona alla festa, ma ella ritiene che lo abbiano fatto soltanto per umiliarla, dunque non solo non andrà, ma farà in modo che nessuno lo faccia. Le trame il segreto ci raccontano inoltre che Gracia e Dolores, benché sconvolte dalla notizia della morte di Quintina, sono prese dalla faccenda di Onesimo. Dopo le rivelazioni di Emilia, le due donne decideranno di indagare sulla vera identità dell'uomo. La vedovanza di Ippolito, però, lascia spazio ad una nuova vita e dalle nozze con Gracia, che saranno celebrate presto, poiché fino a questo momento i due saranno considerati due peccatori. Concludiamo dunque qui le nostre trame il segreto, invitandovi a non perdere le prossime anticipazioni della terza stagione.